benvenuti alla terza puntata del 2024 della nostra trasmissione Viaggio nella bellezza dentro le sale della Pinacoteca, le opere narrate dal direttore Axel Emery con il contrappunto della musica. E dalla musica stasera vogliamo cominciare ribaltando la nostra abituale scaletta. Abbiamo l'orchestra del Conservatorio Rinaldo Franci, diretta dal maestro Valentino Alfredo Zangara, con il solista al violoncello Leonardo Voltan, che stasera ci accompagnerà in questa puntata con il concerto in Mi minore per violoncello e orchestra di Elgar. Andiamo subito a sentire il terzo movimento Adagio. Direttore Axel Emery, buonasera. Sulle note della musica che abbiamo sentito, l'esecuzione dell'orchestra del Conservatorio Rinaldo Franci, ci approcciamo a questo quadro gigantesco. Ci racconti? È un bellissimo quadro con un soggetto non proprio raro, però non così frequente, perché ci mostra un versante un po' strano del talento, della forza di Ercole. Come spesso gli errori hanno un difetto, hanno una debolezza, e Ercole, la sua debolezza forse sono le donne o questa donna Onfale, e la regina Onfale è capace di fare quel che nessuno è stato capace di fare con Ercole: domarlo e ridurlo
a essere la caricatura dell'uomo forte che voleva essere. Lo possiamo anche interpretare in un modo anche femminista e dire che Onfale riesce a trionfare da questo maschilismo rappresentato da Ercole. Dal macio Ercole. Assolutamente, perché riesce totalmente a soggettarlo e a farne un uomo che si mette a vivere nella corte e a fare lavori femminili, domestici, e a lasciare la guerra, le prodezze eroiche per diventare un cortigiano che si lascia andare alla dolce vita senza poi voler rifarsi alla sua carriera di guerriero. E questo modo di prendere in giro i dèi e mostrare i loro aspetti umani è molto presente nel Seicento. E questo pittore, Michele de Subleo, che non è un pittore molto famoso, che è fratello del più famoso pittore Niccolò Regnieri, è un pittore fiammingo francese attivo in Italia, e questo è forse uno dei suoi capolavori. Ecco, è sempre, desta sempre curiosità appunto capire come quest'opera, come altre che non appartengono appunto diciamo alla scuola senese, sia poi arrivato al Museo della Pinacoteca. Ecco, di questo abbiamo tracce della storia di come questo quadro è arrivato? Anche questo quadro, come il ritratto di Elisabetta che abbiamo visto qualche settimana fa, anche questo quadro arriva con la corte dei Medici, col governatore Mattia dei Medici a Siena, perché fa parte di questi quadri prestigiosi, grandi, che sono l'arredamento perfetto delle residenze dei principi, e quindi si può capire come questa immagine bella con questi nudi, perché c'è anche questa dimensione che la pittura narrativa mitologica consente anche di presentare il nudo in modo assolutamente legittimo. Quindi questo quadro aveva tutti i requisiti per essere in una quadreria aristocratica nel Seicento. Bene, noi andiamo adesso ancora alla musica, ancora all'esecuzione dell'orchestra del Conservatorio Rinaldo Franci dal concerto con musica di Elgar. Thank you.
Facciamo adesso una specie di identikit, di carta d'identità della Pinacoteca Nazionale di Siena. Andiamo alle radici, cerchiamo di capire anche la cosa più importante. Per chi venga a vedere questo splendido museo, cosa si trova di fronte, com'è l'allestimento. La Pinacoteca Nazionale di Siena è il più importante museo statale della città, in cui è presente una fondamentale raccolta di opere di scuola senese. La collezione è stata inaugurata nel 1932 ed espone anche i dipinti prima conservati presso l'Accademia di Belle Arti di Siena. Nutritissima di dipinti di raffinata qualità, la Pinacoteca documenta essenzialmente l'evoluzione della pittura senese dal XIII al XVIII secolo. L'allestimento risponde alle regole della cronologia. Al secondo piano, nelle prime due sale, ammiriamo le opere più antiche, fra le quali alcune di Guido da Siena, da segnalare nella seconda sala il San Pietro in trono e sei storie della sua vita. Nelle sale 3, 4, 5 e 6 vi è raggruppato un corpus di opere di Duccio di Boninsegna e dei suoi seguaci, a testimonianza della definitiva affermazione di una scuola pittorica senese di altissimo livello. Da non perdere la Madonna dei Francescani e il Polittico numero 28 di Duccio, la Madonna col Bambino del maestro di Badia Isola e la Crocifissione con San Francesco di Ugolino di Nerio. Le sale 7 e 8 sono invece dedicate a Simone Martini e ai suoi seguaci. Si segnala lo splendido ciclo del Beato Agostino Novello e i suoi miracoli. Nella settima sala vi è invece la Pala del Carmine di Pietro Lorenzetti, uno dei capolavori assoluti del Trecento senese, e anche la dotta e profonda Annunciazione di Ambrogio Lorenzetti. Nella sala 8 vi sono i pittori senesi attivi dopo la peste del 1348. Si vede la pala con Adorazione dei Magi, capolavoro di Bartolo Di Fredi. Le sale 9, 10 e 11 sono dedicate al momento di passaggio tra il 300 senese e il primo Rinascimento. Spiccano in questo senso le opere di Taddeo di Bartolo. Le sale 12 e 13 sono appunto occupate da artisti quali Giovanni Di Paolo, Stefano Di Giovanni detto il Sassetta, testimoni di un periodo, il Rinascimento senese, poco considerato. Il Rinascimento maturo si trova nelle sale 14 e 15 con opere di Francesco Di Giorgio Martini, Matteo Di Giovanni e Neroccio di Bartolomeo. A Sano Di Pietro sono quasi interamente dedicate le sale 16 e 17. Nella loggia attigua la sala 18 fa bella mostra di sé la Madonna dell'Umiltà di Domenico Di Bartolo. Nella sala 19 c'è una ricca galleria di opere raffiguranti santi senesi. Al piano inferiore si ammirano le opere del Cinquecento senese di mano di artisti quali Antonio Bazzi, detto il Sodoma, con il Cristo alla Colonna e la Deposizione, e Domenico Beccafumi con la Nascita della Madonna e San Michele che scaccia gli angeli ribelli. In ogni caso il sito della Pinacoteca Nazionale di Siena rappresenta la mappa giusta per la rotta da seguire all'interno di questo museo. Bene, direttore, questo gigantesco quadro che racconta in fondo però una storia d'amore, no? Perché poi Ercole, se non vado errato, nelle reminiscenze classiche, diciamo, diventa amante, no? Della regina Onfale. Però appunto poi c'è quasi la scelta, però diciamolo pure, di questi tempi grami, da questo punto di vista, l'amore che vince sulla guerra, no? In sostanza, ed è un messaggio importante in ogni epoca, nel Seicento anche oggi, no? E anche comunque un amore illegittimo, perché lui aveva la moglie, aveva la moglie Deianira, quindi è comunque un tradimento, è un tradimento e un episodio, è un momento in cui l'eroe perde un po' i suoi valori, perché gli autori non è che hanno giudicato in modo molto favorevole questo cambiamento. È un po' come Achille si nasconde e si veste da donna. Insomma, ci sono questi momenti nella mitologia greca in cui gli eroi cambiano valori, e questo è molto interessante, perché questo riafferma in un certo modo i valori tradizionali dell'eroe. Poi l'artista ha saputo benissimo raffigurare la forza fisica
i muscoli dell'eroe e la delicatezza del corpo femminile. Quindi anche se c'è questo ribaltamento dei valori, c'è comunque una raffigurazione che rimane fedele ai canoni tradizionali di bellezza. Ecco, ma in un'opera come questa, che ha una scena così forte, ecco, c'è da pensare a questa artista Desubleo, insomma, in un grande studio in cui ci sono dei modelli in posa, o è tutto frutto di immaginazione? E l'uno e l'altro, cioè si serve di modelli in posa o magari di figurine, a volte di figurine, di sculturine, diciamo, per creare questi momenti di l'effetto della luce, gli atteggiamenti. Cioè, abbiamo tanti racconti su queste, Nicolas Poussin per esempio a Roma si aiuta di queste figurine. Poi c'è il disegno dall'antico, c'è, poi ci sono tanti personaggi, quindi ha avuto bisogno sicuramente di studi dei vari personaggi per poi costituire questa scena. Bisogna anche sottolineare che Desubleo è il fratello, come lo dicevo, di Regnieri. Regnieri è un pittore caravaggesco, che dopo va a Venezia e diventa anche un mercante. Quindi Desubleo, che è un po' più giovane, lo segue e anche lui vive nel nord Italia e diciamo parte da un modello caravaggesco, di cui l'importanza dei corpi, per arrivare a uno stile più classico, più aulico. E quindi questo percorso si legge su questo quadro. Beh, insomma, davvero una scenografia, insomma, importante, una sceneggiatura importante, anche è una narrazione, come sempre, molto esaustiva, grazie al direttore Axel Emery. Noi concludiamo la puntata ancora con il ritorno della musica, all'orchestra del Conservatorio Rinaldo Franci, che ringraziamo sempre, la presidente Anna Carli, il direttore Fossi, insomma, per darci questo supporto importante dal punto di vista delle emozioni, l'orchestra del Conservatorio Rinaldo Franci, il direttore è Valentino Alfredo Zangara, Leonardo Voltan al violoncello, ed è il quarto movimento, poco più lento adagio, del concerto con musica di Elgar. Concludiamo così, grazie a chi ci ha seguito, buona serata, torniamo mercoledì prossimo.